Andiamo, forza CMP! Adesso presentano i nostri. Stasera a farvi compagnia per la telecronaca Fabio Piappini e Vincent Argondizzo. Buonasera! Grande! Grande Vincent! Ci manca Walter che salutiamo. Walter, peace and love baby, dai! Ci manchi, ci vediamo sabato sera. Vediamo sabato con Walter contro Zdano. Speriamo di farti compagnia. I nostri non li hanno presentati? Sì, all'inizio. Ah sì, li abbiamo persi? Ah, allora, per qua, visto che ci siamo persi, probabilmente l'avete sentito, noi abbiamo, tranne purtroppo Ranocchi che è a bordo campo, che sta guardando la partita, abbiamo i soliti nostri guerrieri, col numero 0 Andrea Resca, col numero 4 Poli Pietro, col numero 10 Enrico Domenichelli, col numero 11 Gabriele Fin, col numero 12 Lorenzo Lelli, col numero 13 Riccardo Pedersini, col numero 15 Gennaro Sorrentino, col numero 17 Ben Salem, col numero 18 Alessandro Ranocchi, no perché è tra gli infortunati. Come vi ho detto prima, abbiamo col 23 Garuti, col 28 Beretta e col numero 30 Vitale Coz, il nostro Matteo Tasini. Bel palazzo, siamo in tribuna stampa. Vabbè, mi sento un VIP stasera. Stasera siamo dei VIP. Siamo dei VIP, siamo in una postazione veramente, veramente bella da veri cronisti. Da veri cronisti, esatto. Siamo praticamente al centro del campo, sulla tribuna dell'Arena Bondi, un bel palazzetto qua a Ferrara che ospitava una squadra che ha fatto anche la 2, quindi insomma squadra, c'è una certa storia in questo palazzetto. E quindi siamo qua in prima linea per raccontarvi questa partita, che è una partita di recupero, giusto? È stata una partita che doveva essere giocata a dicembre, ma per problemi di riscaldamento purtroppo siamo qui adesso. Sì, non che non ci siano stati problemi, perché l'autostrada era chiusa per un incidente. Ho sentito che era andata in incendio una macchina. Macchina incendiata sulla 13, che aveva dovuto farci tutta la Ferrarese, ma siamo arrivati in orario perché siamo ragazzi previdenti. Ci siamo. E ci siamo qua, pronti. Come dicono gli americani, it's showtime. Esatto. Salutiamo la Laura. Salutiamo la Laura dalla Germania, che è già collegata. Ciao Laura! Sempre con affetto. Inquadra i nostri ragazzi a bordo campo, che si vede il nostro Ranocchi che sta partecipando al discorso iniziale con i compagni di squadra. Salutiamo Mondidoro con Music Fan. Ciao Mondidoro! E cosa dobbiamo dire? Dobbiamo rifarci subito, perché purtroppo abbiamo avuto la prima sconfitta dopo 10 vittorie. Potremmo scrivere un libro su quella sconfitta lì. E penso che quello che abbiamo detto già domenica sera durante la CM Pink, la partita di CM Pink, lo spiega molto molto bene. È stato, diciamo, tante situazioni, diciamo, non simpatiche dal punto di vista arbitrale, quindi è una partita che è stata comunque condizionata dall'operato degli arbitri, che soprattutto nell'ultimo quarto hanno fischiato un po' in un'unica direzione. 21 falli contro 2, penso che... Con una serie di tecnici a nostro sfavore ci hanno penalizzato, ma noi non dobbiamo, dobbiamo ripartire da dove... Da noi sappiamo, the show, come dicevano Freddie Mercury, diceva the show must go on. Esatto, lo show deve andare avanti, abbiamo i giocatori per riscattarci subito. Assolutamente. E quindi siamo pronti per il riscatto. Perfetto.
noi entriamo con il nostro solito quintetto, anzi no, abbiamo Dome Micheli in quintetto, posto di Ranocchi, il suo diciamo sostituto quasi naturale, poteva farlo anche Ben Salem, ma Dome merita fiducia perché sta facendo bene, con grande grinta. Sorrentino subito al primo attacco, dà una palla bellissima al nostro Beretta che segna subito due assist di Sorrentino e due bei punti di Beretta. Bella giocata anche di Ferrari. Bellissima giocata anche di Ferrari. Buon movimento di palla, sembra che vanno subito in una zona 2-3. Esatto, fin da 3 sul ferro, buon rimbalzo del loro numero 16 Bastone. Buon tiro. Sì, era libero, giustamente ha tirato, ha fatto bene. Intercetto di piede, chiede scusa. Gennaro Sorrentino. D'altra parte si cerca di usare un po' tutti i mezzi per sporcare la palla avversaria. Un total defensive effort. Tiro da lontanissimo del numero 28. Braga che realizza tre dei punti. Stasera è vero, non importa neanche che teniamo i punteggi. Abbiamo il tabellone che ci tiene tutto, quindi io smetto di segnare. Dome da 3. Ferro, bravo Beretta che prende un bel rimbalzo. Fallo. Passi. C'era. I passi c'erano. Sì. Uno deve dire. Gli è mancato un appoggio, probabilmente dopo gli è andato giù il piede. È scivolato il piede e c'era la passi. E qui appunto è scattato il passi. Abbiamo un Serravalli, anche tra di loro, quindi il fratello, mi hanno detto. Ti ricordi che abbiamo commentato quel Serravalli, giocatore mamma meraviglioso mia. Di Molinella. Un giocatore che, come abbiamo sempre detto, che è fuori categoria. Un giocatore che assolutamente può giocare anche a dei livelli più alti. Non ha il fisico da cestista da vedere, ma ha le qualità. Immagina, da grande. Se questo ragazzo avesse avuto il fisico, era un giocatore di serie. Assolutamente. Assolutamente. Ilonetta Costanziello per Ferrara che realizza. E vantaggio Ferrara 7-2. Partita che si presenta subito complicata. D'altra parte Ferrara in casa. Come abbiamo sempre detto, noi siamo un po' un diesel. Bella Pedersini. La bella tripla di Pedersini ci rimette subito in careggiata, risponde Ferrara. No, con un no, gli altri da due, ah peccato. Dome, Pedersini, Dome ancora dall'angolo con coraggio, ferro, lottano tutto al rimbalzo, Pim rimane dietro due giocatori e non riesce a prendere la palla. Peccato, mi sembrava che era un tiro da tre. Sì, il nostro regista Alessandro Stefanini Nanni, bravo Beretta che si tuffa e subisce fallo. Qualcosa l'aveva penalizzato con la fischiata di prima, stavolta gli dà un fallo. Primo fallo di Braga. Che forse c'è, forse no. Bene. Torniamo in attacco, 7-4. Esatto, giustamente come hai detto te, amico mio, non dobbiamo neanche tenere... Stasera siamo dei signori, un tabellone meraviglioso. Siamo in pantofole, dai, esatto. Diciamo così. Ci servono di falli e di punti, la lista dei giocatori, l'ho copiata per averla qui sotto gli occhi, però... Il prezzo di furia, invece... Servizio ottimo della SDF Ferrara. E dove... Molto bravo, non si demoralizza nelle prime due tiri non andati bene, è libero e giustamente tira e realizza una bella tripla. No, gliel'hanno dato solo due. Anche questo. Ah, ma allora qui sta diventando un vizietto. Sembravano due triple, invece sono due canestri da due. Bravo Gennaro, Dome di nuovo, finge, fin liberissimo. Stavolta è tre, non va, ma bravo il nostro Pedersine a recuperare un bel rimbalzo. Bello scarico, stiamo passi. C'era. Fatto una finta meravigliosa, ma ha messo giù. Ma non ho capito perché non gli hanno dato tre punti, mi sembrava che era ben dietro la ringa. Allora, questo per me era da tre.
Questo a me sembrava buonissimo. Brava Beretta che difende la palla sul tiro sbagliato. Già il terzo rimbalzo di Beretta. Sì. Bome, brava a puntare, viene chiuso molto bene. Jenny da tre, stavolta è tre netto, non va, peccato. Bravo Beretta, bravissimo! Alla fine sta nel posto giusto. Dopo segnare i due punti. Beretta è già quattro rimbalzi. Sì. Stavolta è stato bravo perché è andato a posizionarsi nella posizione, ah mannaggia, stavolta ci sfugge. Occhio, lasciamo troppo spazio al numero 12, dopo Gennaro è costretto a compiere fallo. Fallo intelligente. Sì, sarebbero stati due punti iscritti. Primo fallo. Questa è una struttura veramente che merita qualcosina di più, onestamente. Sì. Era di Serie A, giustamente, sì. Come dice il nostro amico. Sì. No, no, palazzo molto molto bello. Purtroppo i soliti problemi finanziari degli sport minori italiani che purtroppo fanno fatica a trovare appassionati. Sì. Te col football ne sai qualcosa. Probabilmente sono più i soldi che ho perso che ho guadagnato. Vero su due di Ferrara, bravo Alessandro che si riporta subito sul match, sbaglia Ferrara. E allora noi proviamo con Pedertini, un bellissimo canestro, molto bene Pedertini stasera, iniziamo molto concentrato. Vediamo che la CMT sta muovendo la palla molto bene. Non abbiamo fatto nessun tiro forzato, tutti i tiri giusti. E devo dire che fino adesso, faccio complimenti agli arbitri che stanno usando un metro. Sì, sì, molto bene. Molto, 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 molto bene. Molto bene. Probabilmente quindi anche... Esatto, dopo l'arbitraggio dell'ultima tutto sembra bello, ma invece sono in realtà proprio bravi. Magari chissà, arbitrare in una struttura così bella, in un palazzetto così bello, ti spinge alla massima della tua professionalità, no? Come dire, come noi siamo contenti di commentare da questa bellissima posizione, anche gli arbitri saranno contenti di arbitrare. Certo, è giusto, l'ambiente aiuta molto. Aiuta molto. I piedi fuori dal campo quando ha ricevuto il passaggio. Sì. E quindi... ritorniamo in attacco noi, 5 minuti. Dobbiamo fare, penso che un bel complimento anche a CM Pink, sì, per le ultime due partite, veramente abbiamo fatto finalmente due vittorie consecutive e siamo molto contenti. Adesso domenica ci aspetterà una partita abbastanza difficile contro la CMB, che poi è l'ex BBS, una squadra diciamo al vertice della classifica, ma che noi contiamo di affrontare con il massimo impegno e di la vogliamo lottare fino alla fine. Sbaglia un tiro da sotto, ma bravissimo il numero 9 Costanziello che la recupera lì. E lì abbiamo un po' dormito sotto il canestro. Sotto il canestro. Pedertini si fa lo spazio, bello scarico, 2-3, è un Finn, po' di bravo Finn. Però con questi tiri qui costringi a farli venire fuori dalla 2-3. Certo. Ce lo danno da 3, massimo vantaggio dei ragazzi della CMP 13-9. Tiro da 3 per Ferrara, non va, ma bravissimo sempre lui Costanziello, un altro rimbalzo in attacco. Questo ragazzo è molto molto fisico, molto sì. Entra Garuti perché penso che siamo al secondo fallo di Beretta. Sì. Sì. E anche Resca pronto sul cubo dei cambi al posto di Domenichelli. Quindi giochiamo col doppio play. L'abbiamo già provato altre volte. Una bella soluzione. Sì. Quasi in riprese del Sotto campo. Sotto campo, no, veramente. Una qualità eccelsa. Stasera siamo il top. Tribuna stampa, la posizione caso, è tutto. È tutto. La posizione è tutta. Bravo Costanziello dalla lunetta.
bravo sto giocatore. Sì, qua. Molto bravo, anche completo, perché comunque... Anche perché ha messo 7 punti dei 10. Sì, che diventano 8. 8 punti sui 10 di Ferrara, tutti di Costantello. Considerando che era affrontato sotto canestro da Berretta, insomma, voglio dire, se ne sono tutti guadagnati. Molto bene, tanti spettatori che ci seguono, ci fa piacere, sbaglia Pin, ha pestato coi piedi, l'arbitro non vede. Forse aveva già scaricato la palla. Altra tripla di Ferrara che non va, tirano molto da tre, si chiudono molto al tiro da tre, noi costruiamo un po' di più, fallo su Pin che fa uno scarico fuori che resca. Vediamo Garuti, attenzione a non fare passi, bravo. Vediamo Jenny cosa si inventa. Fallo su di Jenny. Costanziello. Bene, se carichiamo Costanziello può essere una buona... Assolutamente. Anche se poi noi siamo sportivi, ci piace anche vedere i giocatori forti in campo, così ci divertiamo di più. Pronto a entrare Ben Salem alla sua terza partita, dico bene? Sì. Terza partita con la CMP. Di Finn. Pedersini e Pedersini. Escono Pedersini e Finn, entra Vitale e Ben Salem. E Ben Salem. Quindi abbiamo Sorrentino con... in campo con la second unit, che poi una second unit che ad esempio c'è Resca che è un signore second unit, esatto, bravo Resca, fa una finta bellissima e fa un canestro allo scadere, bellissimo di Resca, grandissimo giocato, gli abbiamo appena detto che è un second unit per modo di dire, lui un Resca è un first unit coi baffi, esatto. Dall'angolo ancora Ferrara sbaglia, Resca recupera anche il rimbalzo, ma poi, mamma mia, Costanziello is on fire, Costanziello is on fire. Sì. Resca ha recuperato il rimbalzo, poi stava per uscire, ha dovuto scaricare in fretta la palla e Costanziello come un falco è arrivato sulla palla, l'ha trasformata in 2 punti e ha subito fallo. Veramente forte questo giocatore. Grande senso della posizione. Si dovrà riposare prima o poi. Prima o poi, Bellissimo anche l'esecuzione del libero con un tiro a giro morbidissimo. Bravissimo però. Dai Resca. La palla riesce ad arrivare a Jenny che fa la finta, arresta e tiro, realizza, bravo Jenny. Una sentenza in questa giocata. Come direbbe Walter, è la sua mattonella. È la sua mattonella, sì. È molto bello vedere come lui mantiene la calma, gli è uscito il difensore, non ha fatto una piega, ha fatto la finta, arresta e tiro. E... Due tiri liberi. Sembrava molto fermo Vitale, sembrava molto molto fermo, probabilmente ha preso il braccio. Sì, sì. Il nostro coach Borbotta, bordocampo, ogni tanto piace guardarlo, lui si commenta tutta la sua... Coach Tasini, veramente un... ottimo giovane allenatore che ha pescato la CMP quest'anno, sì, dalla Fortitudo, e devo dire che ha fatto una gran scelta. Sì. Allenatore che ha tanta esperienza a buon livello, perché ha fatto il secondo in Fortitudo, no? per tanto tempo. Abbiamo buttato via la palla. Sì, abbiamo buttato via una brutta palla. Vediamo se Ferrara ci punisce con una tripla, non va, bravo Resca, è andata bene, 1.51 alla fine del primo periodo. 17 CMP, 16 Ferrara. 16 Ferrara che è ritornata subito sotto, Resca, no. Due palle perse, sì. Sanguinoso. Sì. Brutte. Secondo me Resca aveva lo spazio per tirare, forse era meglio, ha visto Garuti libero, gliel'ha data, ma la palla era un po' bassa, gli si è infilato sotto le gambe. Come direbbero i nostri colleghi di Sky, che li chiamiamo colleghi, permettiamo di dirlo, certo. Forse un passaggio di troppo. Un passaggio di troppo, sì. Sì, perché per i lunghi poi quei passaggi lì sono difficilissimi, quindi...
Dai, stringiamo in difesa. Ma Ferrara con loro Ghirelli. Torna in vantaggio Ferrara di 1, 18-17. Bella partita, bel primo quarto, ben giocato da ambo le squadre. Ben Salem. Bel, no, ah, è terza palla consecutiva, stiamo sbagliando. E guardate, il contropiede di Ferrara sbaglia, ma il numero 28 Braga arriva in tap-in e realizza due punti, 20-17, e costringe a time out il nostro coach. Ha fatto bene chiamare il time out. Siamo un po'. Siamo già in bonus, perciò non possiamo. Beh, 57 secondi ormai. Sì. No, il tabellone. Il tabellone è molto bello. Dovremmo chiedere al Ponte Vecchio di installare una cosa. Adesso, così. Dopo, se vediamo Bazzi, se... lo stresseremo. Dai, per calmo. Presidente, vorremmo un tabellone così. Così ci mettiamo anche le pubblicità. Sono 25 persone a guardare. Abbiamo tanto pubblico che ci sta seguendo. Salutiamo tutti il nostro pubblico. Tutti i nostri spettatori con grande affetto. Grazie. 25 volte. Veramente, esatto. Poi immagino che magari qualcuno è anche in vista multipla, cioè magari sono in 2-3 davanti a uno schermo a vedersi la partita. Vi ringraziamo tanto. Dai, CMP. Forza ragazzi. 20-17. Sì, partita tutta da giocare. Entra il nostro capitano Lelli. Per Sorrentino. Vediamo come giochiamo. Vediamo come giochiamo questi ultimi 57 secondi. Tripla, così pareggiamo. Dai. Cerchiamo di chiuderli al meglio. Sarebbe un peccato no? Perché abbiamo giocato un buon primo quarto, abbiamo perso le ultime tre palle, ma... Sono ancora tre azioni, quindi... Dai Resca, Ben Salem nell'angolo. Tiro corto. Però vedi, la mia idea era... E riparte Ferrara con 38 secondi, quindi dovremmo avere un altro tiro. Questa 2-3 ci sta dando noia. Sì. Andiamo Garuti. Bravo Garuti, molto bene in difesa. Blocco, ha bloccato. Sì, molto bene. Come è un grande rim defender. Lelli non se la sente di tirare, la riapre. Garuti cerca di farsi vedere sotto. La palla va da Vitale, rischiamo di perderla, bravo Lelli. Mamma mia, Ben Salem, manca 4 secondi. Guarda Garuti! E Garuti! Guarda Garuti che sbucia da nulla! Grande second half. Con difficoltà abbiamo finito questo quarto, ma molto bene, 20-19. 20-19 per Ferrara. Bravissimo Garuti a seguire la palla fino all'ultimo secondo. E a regalarci due punti, che dai, meno uno, siamo ampiamente in partita. Dobbiamo migliorare un po' su questa difesa ruola che ci sta creando un po' di problemi. Sì, 2-3 abbiamo visto che l'abbiamo attaccata abbastanza bene inizialmente con i tiri di Finn e i tiri di Pedarzini. Penso che dobbiamo un pochino riattaccare in quel stesso modo, esatto. Forse con degli attori diversi, però dobbiamo attaccare nel stesso modo, stesso tipo di gioco. Esatto. Sì, perché poi in realtà abbiamo proprio buttato via palle un po' facili, sì, anche. Possiamo dare anche i punteggi, sì, per noi Resca 2, 3 punti per Finn, 4 punti per Pedertini, 4 punti per Sorrentino e 2 punti per Garuti, preziosissimi gli ultimi due. Beretta 4 punti, ma attenzione perché ha già 2 falli. Per quanto riguarda invece Ferrara, abbiamo Costanzielli che fa la voce grossa con 11 punti. Fuck tutti me. Hanno segnato con solo 3 giocatori Ferrara, 2 punti di Rally e 7 punti per Braga. Problemi di falli solo Beretta. Solo Beretta con Ghirelli che ne ha 2 dall'altra. Ah, 2 falli anche per Ghirelli, sì. Il numero No, Ghirelli ha 2 punti, vero? Scusa, falli. Allora, dall'altra parte non c'è tutti due, 2 falli nel quarto contro. Sì. Abbiamo commesso molto più falli, quindi siamo un pochettino penalizzati. Vediamo adesso come va
la seconda parte. Allora, è rientrato in campo intanto Finn e anche Pederfini, quindi quintetto con Resca, Finn, Pederfini, Garuti e Lelli. Forse ti hanno sentito, visto che tu hai detto l'avevamo attaccato bene con Finn e Pederfini, direi che anche il coach ha detto. E abbiamo con Costanzelli che è veramente forte. È in serata di grazia, 13° punto per lui, Resca, tiro che va sul foro centrale, schizza fuori, seconda palla che va a Ferrara. Bravo Garuti! No! Troppo alto Garuti. Fallo veniale questo, un po'. Un peccato, aveva fatto una grande giocata difensiva, dopodiché ha visto la possibilità di poterla recuperare, ma con la mano è andata a finire sulla testa del giocatore. Troppo alto in questo caso. Tiro da tre di Ferrara, a segno. Costantioli, dopo aver fatto lo show da sotto, adesso fa lo show anche da tre punti e ci sta mettendo veramente in croce. Dobbiamo trovare il rimedio. 16 punti di Costanzielli in 11 minuti di gioco. Sbaglia Pedertini. Ora il ferro non è che gioca dalla nostra parte, perché stavolta. Bravo Garuti! Recuperiamo una bella palla. Forza ragazzi, Lelli non tira. Finn si ferma. Dai Resca, Pedertini di nuovo. Cerca un compagno libero. Bella finta di Resca, alla fine la palla va a Pedertini, scarico per Resca, Lelli dall'angolo, non va, ma Garuti c'è, ma purtroppo la palla non ha preso il ferro, per cui siamo a meno 6. Siamo a meno 6 e purtroppo stiamo mettendo la palla non stiamo giocando bene. No. Non abbiamo le polvere bagnate. Non è tanto il meno 6 che ci preoccupa, ma il fatto che dopo un bel inizio ci sta sparendo un po' la fiducia, anche se anche stavolta avevamo costruito un tiro giusto comunque. Giustissimo. Non aveva forse fatto una c'è forzata. Poco convinzione. Sì, ci vuole un paio di canestri per ridarci un po' di forza. Sì. Fallo di Lelli. Resca. Resca. Questo Costanzelli già 16 punti. 16 punti è veramente un fattore. Mamma mia. Bravissimo da sotto, eppure una gran tripla, ci ha messo. È un all around. Sì. Il giocatore è modernissimo, quindi quei giocatori. Fallo di Pedertini. Ci stiamo caricando di palle. Sì. Esce Costanzielli, quindi per un po' non dovremmo prendere canestro dal 9. Esatto. O segna anche dalla panchina. O segna anche dalla panca, oppure dovremmo farla franca. Adesso vediamo. A meno che è quello che è entrato. Chi è entrato? Il numero? 22. Saravalli, il fratello di Saravalli allora. Quindi non abbiamo un bel ricordo, manca poco alla fine, di un gran canestro. Anche sto Braga è un ragazzo veramente molto bravo. Forza ragazzi, dai CMP. Pedertini, Resca, Pin, Lelli attacca il ferro, bravissimo, e la mette col palo. Molto bravo. Attaccare the baseline, sì. le linee base. Molto bravo stavolta. Poteva anche tirare, ma ha visto che c'era tutto lo spazio, per cui ha fatto bene, ha attaccato il ferro, ha fatto due bellissimi punti e anche subito fallo. Primo fallo solo per Ferrara, noi siamo molto più fallosi, è già tre falli. Forse è perché dobbiamo attaccarli un po' di più. Sì. Attaccarli. Sì. Dobbiamo attaccare. I due migliori allenatori ora sono in panca per Ferrara, perché esce anche il numero 28 Braga, credo Andrea si chiami. Io. Spero che l'allenatore si dimentica di loro. Non credo. Non penso proprio. Di parte, è un pochino. Caro Vincent, non credo. Quando hai due giocatori così. L'altra sera io ero al palazzetto a Bologna e
il miglior realizzatore del Bayern Monaco, che era Evans. È stato tolto all'inizio del terzo quarto e se l'è scordato. Se l'ha scordato e l'ha rimesso dentro nel quarto quarto. Gomitata sul nostro Lelli. E io penso che lì ci poteva stare anche il fallo è andato a Lelli, che onestamente non capisco, però va bene. Si stava muovendo durante il blocco. Infatti. Infatti un po' sì. Vediamo Costasini che sta, secondo me gli ha detto qualcosa, come per dire, boh. Torna Sorrentino. Ritorno Sorrentino in campo, esce Lelli dolorante alla mandibola, niente di grave da vedere, ma 27, giustamente. 27 Ferrara, 22 CMT. Sì. Non l'ha segnato? Ah beh, però si è scordato quelli del tavolo. Però ha messo fuori la paletta, quindi vuol dire che qualcosa hanno segnato, vedi? È ripreso il gioco. Blocco di Beretta! Che tanto. Numero! Che numero! E l'hanno messo adesso! Sì, sì. Sì. Che blocco di Beretta! Dai, adesso. Pensavano di averlo. Già messo. No, ma se fosse del 32. Allora hanno tolto il 32 e l'hanno messo. E adesso abbiamo il nostro starting five. Starting five. Che avevamo fatto bene all'inizio, quindi proviamo a rimettere le pedine a posto. Sbaglia, non prendiamo il rimbalzo, la schiaffeggiamo solo fuori e Ferrara ne approfitta per prenderla. Stavolta la palla schizza sulle mani di Finn e ripartiamo in attacco con Jenny. Sempre a zona Ferrara e perdiamo una brutta palla con Dome. Non facciamo falli a cavolo. E tripla per il Capitan Berti. Assist di Serravalli, come dice lo speaker. Dome dall'angolo, fallo su di lui sul tiro da tre, quindi tre liberi per Dome. Siamo un po' leggerini, ci vuole un po' più di... Un po' di fire inside. Sì. O che film, chiamiamolo. Allora, all'americano o al napoletano, ma sempre lì. È sempre la stessa idea. Sempre quella è. Tre liberi per Dome, è importante. Bravo Dome col primo. Tanto vediamo che Jenny e Pederfini stanno parlando di tattica a centrocampo. Due giocatori molto esperti, quindi molto magari esperti. Stanno cercando di darsi delle indicazioni tra di loro su assolutamente come muoversi. Sbaglia il secondo, il terzo, peccato. 30-24, comunque manteniamo il contatto. Ci avviciniamo. Tripla subito senza pensarci. Io avrei detto che era nostro, che era per loro. Sì. Però non hanno protestato, quindi probabilmente allora ci sbagliamo. Noi. Ci sbagliamo noi, magari da qua dietro era sembrata una rimessa per loro. Jenny. Forse dobbiamo Dome far coinvolgere Beretta più nel gioco. Finn, Pederfini dall'angolo. Non va, Dome lotta, ma la palla va a Ferrara che è già dall'altra parte. E che siamo non riusciamo a un sottomano bellissimo del numero 12 Castanti, che bella palla di Jenny per il nostro Beretta. Anche noi bisogno. E anche noi costruiamo una bellissima azione. È finalmente quello che abbiamo bisogno di andare dentro. Sì. Non funziona il tiro da tre, cerchiamo Beretta. Fallo su Eugenio che andrà in lunetta per l'aggiuntivo. Dobbiamo farli venire fuori. Assolutamente. 31 spettatori abbiamo avuto anche. Grazie mille ragazzi.
ci avviciniamo ancora. Diciamo anche che al Palazzetto è presente comunque un bel gruppo di tifosi CMP, quindi abbiamo anche tanto sostegno in trasferta. Ferrara tira corto, Beretta la guancia, fallo su Beretta. Spinge da dietro il capitano Berti. Pallonetto, infatti. Torna Costanziello. Speriamo che si sia raffreddato. Non gli ha messo la termocoperta. No. dobbiamo comprare un condizionatore, sa, primo e secondo tempo. Metterli lì nella panchina. Okay. Dobbiamo ibernare Costanzielli. Dai, Pedertini, Fiorentino, Pin. Prova a entrare, fallo su Finn. E siamo già, ci stiamo avvicinando, siamo in bonus anche noi adesso. Sì. Bene, ottimo. Ma sai, se le attacchi vai a caccia di falli, se invece giochi comodo con passaggi esterni, loro magari ti lasciano giocare e non fanno fallo. Bravo Finn. Meno 4. Palla danza sul ferro ed esce, ci beffa. Rimaniamo con 4 punti da recuperare. Due possessi di divario. Vediamo Costanzie che ha dato la palla al numero 16, Bastoni, tiro da lontanissimo del numero 24, Berti, che segna una tripla meravigliosa. Un canestro bellissimo. Quasi allo scadere. Dopo una bella difesa CMP allo scadere fa male. Una tripla di questo tipo. Fin, Beretta. Brutto scarico, perdiamo una brutta palla, male, peccato. Non stiamo attaccando sta zona. Sì. Dobbiamo stare attenti perché adesso rischiamo che ci scappi un po' di mano la partita. Altra tripla, non va, bravo Finn. Che taglia fuori il numero 12, Cazzanti, recupera la palla, serve subito Jenny, Pedersini. Facciamo fatica ad andare sotto, una fatica bestiale, perché fanno comunque i tre sotto, sono vicinissimi e ci creano un sacco di problemi. Perdiamo l'ennesima palla, guardiamo il numero 12 da 3. Il ferro ci fa un regalo. Ci ha graziato. Il ferro ci fa un regalo perché la palla era praticamente dentro ed è uscita. Penso che abbiamo già 6 palle perse. Dai Dome, bravissimo Dome! Dall'angolo c'è Dome, 2 punti preziosissimi, punto per Dome. È andato a 3? No. Era 28. No, fine libero prima. 29, scusa. Ha fatto fine libero. Dobbiamo attaccare bene questa zona, 2-3. Sì, stiamo facendo veramente molto fatica. Siamo, diciamo, la partita equilibratissima. Eravamo a 28. Sì, ma ha fatto fin da il libero. Allora fa 3? Era 3? Ha aggiornato 35-30. Ah, ecco. E questo era da 2. Era da 2, ok. Tavolo aveva visto come noi da prima. Tre. Prima. No, io stavolta, per me stavolta era da 2. Io mi ero sembrato da 2. Chissà cosa dice il nostro Edo Corvinelli là in panchina. Non glielo vogliamo chiedere. Non glielo vogliamo chiedere. Lo lasciamo tranquillo perché sarà in trans agonistica. Questa zona 2-3 con Costanziello in mezzo in questo momento sta funzionando. Sì. Loro dentro sono veramente molto, proteggono proprio lo smile in una maniera meravigliosa. Ti lasciano giocare un pochettino più esterno finché il tiro da 3 ci ha sostenuto, siamo andati bene, dopo abbiamo pagato da. Palla è sparita.
l'hanno venduta. L'hanno data a Costanzielli come souvenir. Un souvenir per i tanti canestri fatti. Ferrari d'attacco. Dai ragazzi, difendiamo forte. No. Difendiamo forte, direi no. Che è successo? Ah, ha preso una gomitata in faccia. Gomitata Jenny? Sì. E penso che anche una gomitata molto forte, perché non si muove. Si rialza Jenny. Controlla. Avete preso il numero di taglia del tir. Entra Resca a posto di Sorrentino. Esce Jenny un po' brontolante perché comunque non è stato visto nulla. Ecco, infatti a un certo punto aveva visto partire l'attaccante da solo. Esatto. Per forza, perché lui era per terra e... Dai Dome, bravo, Resca, Pin, palla nell'angolo a Pedersini, che sbaglia, non entra il tiro, Resca prova di affrontare Bastoni, lo ferma. Bel giro di blocchi di Ferrara che portano a tirare libero il numero 12 dall'angolo, che sbaglia. Dome, proviamo di velocizzare un po' l'azione. Cerchiamo di non far sentire. Dalla Beretta sotto. Vediamo, bravo Beretta. Una garanzia. Se riusciamo ad andare sotto siamo pericolosi. Sì, 9 punti già di Beretta. Sì, è che facciamo fatica a servirlo in quel punto. Grazie a questa zona stretta. Molto, molto, molto giocata bene. Sì. Bravo, vediamo Costanzielli che attacca Beretta. Mamma mia, che bravo. Bravissimo Costanzielli. Si sta facendo una partita incredibile. E Beretta gli restituisce una gran giocata, ma il tiro è sbagliato. Una fucilata contro il tabellone che esce, peccato. Ragazzi, anche loro perdono. Anche Costanzielli sbaglia. Passaggio fuori di Costanzielli. È una notizia comunque. Difficile da credere. Pedersini, un po' di riposo, entra in campo Ben Salem, che ancora non si è proprio visto, quindi speriamo di avere da Ben Salem un contributo alla sua altezza. Dai Resca, passa. Comunque secondo me non aveva messo giù ancora il piede, o era sfondo o era... Boh. Secondo me era più blocco. Anche il 24, con Coach Caso, dice che anche secondo lui non era... Sì, non mi è sembrata la fischiata giusta, poi... In modo più assoluto. Qualcosa era successo, ma non quello. Ferrara d'avvicinamento, mamma mia! Provano tutti delle giocate incredibili stavolta! È Ghirelli. Pin. Resca. Pin ancora. Il nostro Beretta vicino, mamma mia, sfortunato, ma recupera la palla e realizza. Facciamo una fatica bestiale. Però Beretta con 11 già. Sì. Il problema è che abbiamo buttato via un po' di palloni, abbiamo questi 7 punti di spread. Sì. Dovuti anche alle nostre palle perse, certo. Se dobbiamo proprio analizzare. E comunque diciamo anche che Ferrara sta giocando benissimo, con una percentuale incredibile. Altro gran canestro di Ferrara, cioè con una giocata bellissima a centro area. Un give and go, non stiamo facendo il cambio sistematico. Sì.
Dai Fim, cerchiamo di giocarci bene quest'ultimo minuto prima dell'intervallo, cercando di capitalizzarlo il più possibile. Dome da tre, realizza! Bravo Dome, un fattore stasera, eh? Dome, 8 punti di Dome. 8 punti di Domenichelli, che stasera è un fattore, sta ripagando la fiducia di essere entrato nello starting five. Assolutamente. Dai, difendiamo forte, Costanzielli fa incredibile sbaglio, la seconda cosa della serata, una notizia Fin. No, no, perdiamo una palla incredibile nel momento peggiore. Grande Ben Salem, arriva dietro a fari spenti e va a recuperare la palla bellissima e realizzare due punti importantissimi. Ci riportano a meno 4, 10 secondi, difendiamo forte, dai. Non bisogna prendere canestro. In modo più assoluto. Grandissima palla canestro, addirittura abbiamo 3 secondi. Grande. Possiamo addirittura sperare di giocare bene questi 3 secondi. 3. Vediamo come decidiamo di giocarli. Resca. Tira da lontanissimo e corre. 43-39 l'abbiamo raddrizzata. Sì, assolutamente, dobbiamo continuare a attaccare questa zona. Esatto. In questo modo, come abbiamo fatto negli ultimi 2 minuti. E essere un po' più aggressivi anche in difesa, come in modo a costringere anche loro a fare qualche errore e non lasciare giocate solo facile. Sì, Ben Salem è questo specialista della difesa, esatto, che abbiamo visto. Ci deve dare questo contributo. Facciamo time out anche noi. Sì, solo i punteggi dei nostri. Dai. Resca 2, Domenichelli 8, bravissimo, Fin 4, 3 punti per Lelli, Pedertini 4, Sorrentino 4, Ben Salem 2, Garuti 2, Boretta 11, molto bene, e Vitale 0. Arriva Edo Corvinelli, ci vuoi dire una battuta, Edo? Ah, sono molto preoccupato perché comunque il divario tecnico c'è, non riusciamo a battere una zona. Sì. Sì, lo stavamo dicendo anche noi in cronaca, una zona che neanche tanto aggressiva, diciamo che è una zona che stringe molto sotto e facciamo fatica a servire Beretta. E dobbiamo ringraziare Domenichelli. E Domenichelli sta ripagando, abbiamo tanta roba, ha ripagato la fiducia dello starting five, ma... E non puoi concedere 18 punti a Costanzelli, no. 18 lì, è veramente stasera un ero di Dio. Ne abbiamo di collegati? Tantissimi, siamo arrivati oltre 30. Giro. Tanti collegati. Non mi dormo come sempre, c'è. Musica c'è, facciamo una piccola pausetta che ci beviamo qualcosa per schiarirci la voce, ci becchiamo tra 8 minuti. Andate a fare il popcorn, dai.
primo. L'audio ce l'ho già, Vai. Here we go. Ci siamo. Caro Vincent, pronti per il secondo tempo. Speriamo che il canestro di là sia quello giusto. E diamo subito una bella palla, Beretta. Andiamo a meno due. E allora così ci piace. Perché abbiamo attaccato la zona in modo giusto. Caduto male Costanzielli, niente di grave. Niente di grave. E recuperiamo una bella palla, dai. Non possiamo perdere solo palla noi. Beretta già con 13 punti. Dai Pedertini. Centro area libero, bravo Pede. Avevi appena detto solo 4 punti per Pedertini e lui? E lui risponde subito. Risponde subito. Siamo partiti decisi con un bel 4-0. Pedertini quasi ce la fa, recupero piede, palla per noi, Sì. L'aveva già recuperato. Rimessa in attacco per Ferrara. Vai. È già due volte che Pedertini è vicinissimo al recupero di palla. Bravo, chiude benissimo. Grande sul numero difesa. 25 Ghirelli. E li costringiamo all'errore, perché se stringi in difesa anche i più bravi. Ci sgrida Edo, hai sentito? Come se fossimo noi in campo, mitico. Non dovevate svegliarlo. L'hai svegliato Edo. Dai Pede, grande palla di Pede per Beretta che realizza due bei punti, grande giocata. 6-0 di grande qualità. È una qualità eccelsa, eccelsa. Questa è... Tripla di Ferrara che non va, bravo Beretta. Molto, molto bene. Jenny, Beretta, Finn, bel giro palla, Pedertini, Dome, trova lo spazio, testa la rì. Buttiamo via un pallone. Sì, buttiamo via un po' una palla perché non c'era lo spazio per fare quell'entrata, no. Poi quello di Ferrara si è piazzato nel punto giusto. L'ha giocata perfettamente. Esatto. Si è fatto ingolosire Domenichelli, ma bene così, dai, torniamo a difendere. Cerchiamo subito di recuperare di nuovo palla. Non è molto d'accordo Finn. Ha sbracciato anche il 16, tutte e due, diciamo. Diciamo che... Si poteva fischiare tutte e due. Sì. Esatto. Niente da dire. Niente da dire. Vediamo Beretta sempre su Costanzielli. Di nuovo non va al tiro, ma Beretta agguanta l'ennesimo rimbalzo, sarà già una decina di rimbalzi, Eugenio. Ah, sicuro. Bravo Finn. Sorrentino. Deve ancora entrare nella... No, rischiamo un passo incredibile, Beretta centrale, realizza, bravo Beretta. La mette Beretta. 17° punto per Beretta che risponde così ai 18 di Costanzielli. Devo dire... Il battaglio del 5. È il battaglio, esatto. Perde palla Ferrara, no? Una piccola deviazione nostra, quindi sì. Rimette c'era. In attacco. Sì, sì. C'era. Sperato che non l'avessero visto. Speravo. Anch'io. Oddio. Sai no, delle volte visto. In mezzo ai giocatori. L'hanno visto. Abiti che comunque stanno arbitrando bene. Bene. Centro area, la sporca un po' uno dei nostri giocatori. Quanto basta per costringere all'errore il ragazzo di Ferrara. Torna in avanti Jenny. Dome. Jenny dall'altra parte, libero, finta al tiro, non tira. Domenichelli, attenzione, prova di nuovo la linea di fondo e stavolta ci riesce. Guadagna un fallo. Di Braga.
numero 28 Braga, secondo fallo per lui. Aveva più spazio. Sì, stavolta c'era più spazio. Terzo di Braga, non avevano ancora giurato, buono, quindi bene. E che per noi è importante perché Braga è, diciamo, il secondo migliore. È il secondo miglior marcatore per Ferrara, sbagliamo un tiro, ritorna la palla su Thin che non perdona e segna due punti fondamentali, Gabriele Thin. E andiamo più 7. Più 7 per la Cieve Thin. Scusate, io faccio tante partite della CVP, che allora stavolta sono cascato. Costantini da 3, non va, grande rimbalzo del numero 16, Bastoni, che è molto bravo a recuperare una palla in controtempo. Spezzato. Fino ancora, Ferro, Costantini rimbalzo e riparte Ferrari. Che praticamente CMP fino al momento aveva realizzato un break di 11-0. Pedertini, no! E poi la perdiamo con Finn, concediamo un tiro facile da 3 che non va per nostra fortuna. Anche Braga un po' bagnato le polveri. Oh, chiaro che adesso diciamolo, Ferrara nella prima parte ha tirato con percentuali mostruose. Ma un piccolo calo ci sta, Pedersini per Beretta, il numero da nostro, che numero un cazzatin da NBA, assolutamente. E Beretta passa a Costantiello, e Beretta passa a Costantielli, e il pubblico CMP si carica un più 7. Vediamo un Edo scatenato. Un commento fuori dal pubblico, che effettivamente forse ce l'hanno di partire bene per due quarti Ferrara, sì, e poi purtroppo calare un po', allora, non po'. Altri... forse hanno anche meno cambi, hanno una rosa un po' più corta e alla fine comunque questa Ferrara ha vinto Forlimpopoli. Noi abbiamo perso con Forlimpopoli, mi diceva Edo che loro hanno battuto Forlimpopoli, quindi comunque squadra che ha nelle sue corde e la possibilità di fare un buon basket. Perché Forlimpopoli l'abbiamo visto, squadra che comunque sia all'andata che al ritorno, l'andata mi hanno vinto loro, il ritorno hanno vinto loro, ma è una squadra comunque di un certo livello, assolutamente. Appunto, non hanno bisogno di aiuti esterni. Non avrebbero bisogno di aiuti esterni. Il tuo amico Elvis, eh? Elvis the Prophet. Era in concerto sabato sera, Elvis the Prophet. A Forlimpopoli. Tanto abbiamo un bel Michael Jackson nell'intervallo. Il DJ si è distratto perché sta iniziando la partita e non abbassa la musica. Stava lì che ballava. Stava ballando. Faceva il moonwalk alla Michael Jackson. Esatto. Numero 16 Bastoni. Castanti. Adesso difendiamo forte, cerchiamo di tenerli lontani noi da canestro. Costantelli sotto, marcato da Beretta. Fa un bel movimento, ma la palla va sul ferro e Beretta recupera l'ennesima palla. È di Berri. Un bel tentacolo. Sì. E beh, 2,06 Beretta quando allunga le mani davanti. Lui è stato bravo che ha fatto un tiro cadendo all'indietro, ma è chiaro che poi perdi un po' di coordinazione. Pedertini. Scusate, è scappata la palla di mano a Pedertini. Secondo me. Sì, è scappato di mano perché secondo me voleva tirare. Sì. Poi si è pentito, ha fatto una mezza via e la palla. Di solito quando si parte con un'idea è meglio finirla. Sì. Primo fallo di Domenichelli. Sto facendo però una grande partita, Dome. Ma un fallo speso bene. Sì, ha fermato la transizione. Il break. Guarda, quasi peccato che non avesse fatto canestro su quella bella giocata, rimedio alla problemissima volta a Costanzielli con un tappino per Ferrara che segna altri due punti e torna a meno 5. Fin, forza, da centro area scarica fuori per Dome che tira lungo.
Io avrei tirato, perché dopo Pedersini doveva tirare. Dobbiamo iniziare a tirare. Esatto. E qua, contropiede, Pirelli, contropiede per Ferrara che torna a meno 3. Quando siamo a 3 metri dobbiamo tirare. Sì, a 3 metri, anziché scaricare fuori, meglio tirare. Pedersini si avvicina, stavolta chiude bene Ferrara, giustamente non tira, esce, fin libero da 3. Ferro, era un po' storto, si era già visto com'era partito. Grande giocata del numero 12. Molto bravo Castanti, perché fa la finta di tirare da 3, vanno a chiudere su di lui, lui si incunea dentro con un sottomano appoggiato. Va a segnare un canestro bellissimo che segna almeno 1 per Ferrara. Ci siamo un po' fermati, sì, con la difesa, l'intensità in difesa, sì, e non abbiamo cercato la palla più dentro. E loro ne hanno approfittato subito. Hanno sentito quello che avevano appena detto, che il terzo quarto esatto, calavano un po'. Esatto. Hanno calato solo i primi 2 minuti. Esatto. Infatti non lo volevo dire, dalla mancina, se era meglio, stavo... Ci vuole un po' più, vedi ragazzi, diciamo, un po' più di grinta, le vedo un po' a tratti solo, mettono in campo solo a tratti. Comunque, perché questa è una squadra che lotta molto, Ferrara. La distribuzione dei punti. No, la nostra è nettamente maggiore, certo. Loro hanno concentrato i punti in poche mani, noi bene o male molto meglio. Jenny, è il momento anche che Jenny salga in cattedra, io mi aspetto. Fallo, sbraccia Pedersini, fischiata fiscale, ma la sbracciata l'ha data. Poi forse un po' accentuato. L'altro accentuato, non era una cosa, però un po' di sbracciata l'ha data. L'abito probabilmente l'ha proprio visto, era lì. Giustamente la fischia. Costanzielli, lontano da canestro. Bravo Fin, chiude benissimo. Non così bene, perché Ghirelli segna altri 2 punti. Riporta in vantaggio. Sì. Sorrentino non tira mai. Per fortuna, starà per perdere, per fortuna la ritocca un ragazzo di Ferrara e la rimessa sarà in attacco per la CMP sotto di 1. Che fatica, caro Vincent. Che fatica. Pensavo che iniziavamo a avere un po' di fiato. Invece no. Qua non ci si distrae, non si può mai tirare fiato. Vai Pede. Palla arriva Jenny. Finta ancora, ma non tira. Non tira mai Jenny stasera. Tira pochissimo. Allora tira Fin. E ci voleva e prendiamo un colpo di fortuna da 3 punti che ci voleva perché ce l'ho da 2? No, non ha ancora segnato niente, mancano i punti. Boh, 55 pari, siamo giusti? Siamo sicuri? Fin, Pedersini da 3, no da 2 scusa, e realizza, bravo Pede. Penso che abbia dato una... Da 2, sì, sì, quello di prima ha dato 2, il telecronista ha detto da 3, ma esatto. Lo speaker cioè del... rischi passi. Gran giro palla, stavolta tiro sbagliato, dove si fa sfuggire il rimbalzo, rimessa per Ferrara. Non tiriamo la palla. Sì, è stato bravo Dome che si è accorto, è andato subito, ha tirato una palla, vabbè. Tiro corto di Ferrara. E i tentacoli ci sono. Facciamo lavorare. È nostro Beretta.
si scalda con un bar in basso, adesso cerchiamo di andare a servire sotto, vediamo come giochiamo, fin da tre, palla per Pedertini, pesta appena la linea, non va al tiro, Dome rischia appeso una bella palla, ma la recupera Ferrara, che erano rimasti tutti sotto canestro. Sì, manca un minuto e 15 alla fine del terzo quarto, la palla suona sul fare da dentro e torna in vantaggio di 1 Ferrara, 58-57. Dai Jenny, sì, il punteggio ogni tanto si sbagliano, bravo Beretta, sbaglia il tiro, peccato, ma guardate cosa recupera finché poi sbaglia un reverse. Si arrabbia il nostro coach, veramente sfortunati in questo doppio tiro. Forse prendersi un po' di calma di più. Aia, fallo di Beretta. Ha provato l'anticipo su Costanzielli. Terzo fallo per Beretta. Entra Resca e Ben Salem, escono Domenichelli e secondo me anche Beretta esce. E giustamente non vuole per 39 secondi sprecare un fallo che potrebbe condizionare. Iniziamo con uno small ball, come un po' come dicevamo prima. Sì. Mettere un uomo più mobile. Guardate Costanzielli, appena uscito Beretta dice, ah, allora se non c'è più il guardiano ne approfitto, si attacca al ferro e segna una schiacciata bellissima. Più 3 per Ferrara. Pedertini, bella palla per Ben Salem che realizza. Molto bravo Pedertini e Ben Salem a fare spenti, a farsi trovare libero a centro area. Meno 1, difendiamo forte, cerchiamo di non prenderlo sto canestro. Sarebbe importante. Vediamo. Costanzielli prova la tripla. Non va. Fin quasi a schedare. Finisce qua. Il terzo quarto, 60-59. Ferrara che ha recuperato. Ferrara ha recuperato qualcosa. No, ha recuperato dal break che avevamo fatto. In realtà noi abbiamo, in questo terzo abbiamo recuperato qualcosa. Esatto. Ce la giochiamo tutta nel quarto quarto. Quarto quarto sarà decisivo. Come falli direi che c'è un certo equilibrio, perché abbiamo 3 falli noi con Beretta e 3 falli loro con Braga. Per il resto gli altri 1 e 2, quindi direi che la situazione falli non dovrebbe diventare determinante se non per questi due giocatori. Cosa dire? Ci vuole una difesa più aggressiva. Come abbiamo fatto del terzo quarto? Sì. Penso che avevamo il svoltato e non abbiamo avuto il killer instinct per sigillare la partita, ma ricordiamoci che davanti abbiamo un avversario molto valido. Molto valido, assolutamente. Con un quasi incredibile. Sì. Ha già 22 punti, Beretta ne ha 19. Sono i due killer. I due killer della partita. Buon messaggio per il nostro regista, il pacchetto delle patatine vorrebbe più grande però, perché... Vediamo se sabato possiamo organizzare un po' di patatine più sostanziose. Certo che veramente non ho ritegno, lui gentilmente mi ha offerto le patatine, io critico anche veramente. Informato da 300 grammi, quello rigato. Esatto. Adesso abbiamo un quintetto da small ball. Iniziamo con Beretta in panchina, quindi come dici te affidiamo a uno, diciamo uno più piccolo, la marcatura del loro Costanzielli che non c'è, è in panchina. Non si può mangiare mannaggia, ci sfugge Ghirelli, decimo punto per Ghirelli. Salutiamo anche il papà di Paolo.
papà di Tasini, bella giocata stavolta nostra, Resca dà una gran palla e fin realizza. Dobbiamo migliorare qui in difesa. 12 punti, sì, in attacco meno male, comunque ce la caviamo, è la difesa che... Anche stavolta, una dormita strepitosa. E... due di fila dormite. Concediamo punti facili a Ferrara. Pedertini, Ben Salem, Resca. Guardiamo Resca, chiude bene il ragazzo di Ferrara. Palla non facile per Pedertini, fallo del numero 28 Braga, direi. Quarto fallo per Braga. E anche Braga è uno molto forte. 9 punti per Braga, quarto fallo, ma lo tiene in campo. Perché anche Berti Ghirelli. Bravo Pede. '64-62 il punteggio. Cardio Palma. Meno uno, bravo Pedertini, un bel 2 su 2 dalla lunetta, benedetto. Numero 24 Berti, la palla gira, vediamo. Difende Ben Salè, molto bene, stiamo difendendo, ora siamo a zona anche noi, direi. Tiro da casa di Dio all'indietro, se faceva anche questo, palla. Fallo su Pedertini. Per noi rientra in campo? No, Jenny era già in campo? Sì. Sì, me l'ero perso io. Quindi noi siamo in campo con il doppio play, Jenny e Resca, Ben Salem, Finn e Pedertini. Senza un pivot di ruolo. Stanno ascoltando? No. Falla Ben Salem. Fischiata molto molto fiscale, molto aggiungo, perché è quello che sta succedendo tutta, sì, la partita, questi blocchi così. Sì. Se vogliamo proprio, sì, tirare il pele nello... azione appena iniziata, insomma, cioè non c'era neanche una situazione che portava a un vantaggio, sì, fra... per quello dico un po' esagerato. Comunque diamo Ferrara, il capitano Berti dall'angolo, dal tiro, prende la tabella, ripartiamo in contropiede noi, tecnico. Tecnico a? Berti. 25. A Ghirelli. Ma per cosa ha protestato? Perché voleva il palo dal tiro. Ma dai, va là, su no, quello. Ma non c'era assolutamente. Non c'era niente. Vabbè, secondo me è giusto il tecnico. Sì. Lui probabilmente si è sentito sfiorato. Ben tiro Salem, libero per dobbiamo Pedertini. Dire che Ben Salem ha difeso molto bene. Punto. Assolutamente. Vai. E andiamo a pareggiare. Si riparte da qui, 64 pari. 8 minuti alla fine. Dai, chi l'avrebbe dai. Mai detto che dai. Speravamo in una serata più tranquilla dopo il traffico per arrivare, invece fino all'ultimo. I tifosi hanno avuto una bellissima partita da visionare. Sì. Pedertini, Jenny, blocco di Ben Salem. Bello, servito sotto, fin da 4 metri, sbaglia un tiro, abbastanza facile, peccato. Che Ben Salem poteva, sì, fare il tiro. Poteva tirare prima lui, perde la palla Ferrara. Bravo, mantiene la calma, bravo Resca, torniamo in attacco perché loro stavano pressando su questa palla persa. Abbiamo bisogno di Geni da 3. Non va, ma Ben Salem prende un rimbalzo, bravissimo, dopo il rimbalzo di Ben Salem che va a realizzare, molto bene, vantaggio CMP, 66-64, molto bene, bravissimo Ben Salem. Ha un'intensità pazzesca in difesa. Rischia, non riesce a fare l'anticipo, ma alla fine sbaglia, bravo Jenny che nasconde la palla sotto le gambe e ripartiamo in attacco.
correre fare il coach di Ferrara rimettendo. Pronto a entrare, vediamo Jenny, bravissimo Jenny, eccolo qua! Inizia l'ultimo quarto. Ottimo questo small ball. Molto bene. Gran canestro del nostro Jenny che ha tirato pochissimo stasera, ma adesso era il momento giusto. E sei punti. Sei punti, sì, di solito siamo abituati a una Jenny sempre. Ma Jenny sempre in doppia cifra. Chissà. Edo forse ci licenzia questa sera. Che siamo in un palazzo. Esatto. Dello sport, quindi la voce tua. Esatto, scompare all'interno del palazzo. Ma se Edo Corvinelli se non fosse così non gli vorremmo bene, insomma. Sì, ma forse ci licenzia adesso. Come se poi dopo i ragazzi da qui a giù sentissero il nostro urlo, ma bene così, dai. 68-64, 4 punti di margine per i ragazzi della CMP, manca 6-46 alla fine. Pronto a rientrare, rientra Costantielli, ce l'avevamo abituati bene, senza Costantielli in campo. Chissà se si è raffreddato, speriamo. Speriamo, come dicono voi. Speriamo in Ben Salem. Rimane in campo anche Braga, ecco i quattro falli, quindi Costantielli, Braga, il numero 25 Ghirelli, il capitano Berti e il numero 12 Cazzanti. Sono il quintetto per Ferrara, direi i loro migliori, quelli che sono in campo adesso, sì. Così adesso. A occhio. È tornato Beretta in campo. Da noi torna Beretta, Ben Salem, Pedertini, Jenny e Resca. Quindi doppio play, bella giocata, e grandissimo canestro di Berti, il capitano di Ferrara, che suona la carica ai suoi con un bellissimo canestro in entrata. Salutiamo anche Letizia, la salutiamo, l'ho vista anche prima, che mette tanti commenti, bella palla di Jenny, fuori Pedertini, tiro a canestro di Pedertini, grande canestro questo, bella canestro. Giocata di Jenny. O faccio saluti o giorno il punteggio, forse il punteggio. Bravo Ben Salem, che comunque è subito attaccato, rischi i passi, tiro da casa di Dio e canestro di Ghirelli da almeno 8 metri. Dalla Coppa di Ferrara. Dalla Coppa di Ferrara, dall'Intercop che c'era sulla strada. Mamma mia. Solo un punto, Jenny non tira da tre, fa un'entrata, un sottomano con giro, meraviglioso. Cosa ha fatto Gennaro? Per fortuna che non ha tirato da tre, perché è una cosa esatto. Del genere. Se no ci saremmo persi, questo canestro bellissimo, ferro rimbalzo lungo, per me da palla per Pedertini. No, fa la Beretta assolutamente. Fa la Beretta assolutamente incantato. Io pensavo, avevo visto energico Pedersini in un taglia fuori sotto, pensavo quello, io ma pensavo Pedersini. Vabbè, ormai mancano 5 minuti, quarto fallo pesante per Beretta, ma soprattutto perché sembra, vabbè, dai, andiamo avanti, difendiamo forte. Tiro corto, Costantielli. Buon fallo. Buon fallo. Di Ben Salem. Buon fallo. Non andare a scendere due. Io anche su questo comunque non sono così tanto d'accordo. No, comunque. Se devo dire che ho visto un fallo, non l'ho visto. Ho visto uno con le braccia alte molto dritto che è saltato. Poi. Poi tutto può essere. Tutto può essere, per l'amor di Dio. Questo è corto. Il karma vede e provvede. E ricordiamoci che è il migliore arrivato. 22 punti. Strano che. Che far ritirare questo mi fa incavolare. Però va bene. Ha fatto di tutto, Pedersino aveva messo i piedi in campo, ma è ritornato indietro, quindi. Ci sta, chissà se. È strana questa posizione di Ben Salem che fa il secondo lungo.
Anziché Pedersini, non so se hai notato. Sì. Forse perché fisicamente... Alla fine lui è un grande lottatore, comunque sì, sbaglia tutte e due, ma giusto perché il fallo secondo me non c'era. Resca per Beretta, dacci due bei punti Beretta. Bravo Eugenio, gioca col corpo. Mamma mia che canestro di Beretta, meraviglioso. E se si avvicina Costanzielli un'altra volta. 21 punti per Beretta, ormai è una sfida tra i due. E Costanzielli ne si... Oh, sbaglia! Importante, dai, andiamo! In contropiede Pedersini, si ferma giustamente. Con calma, con calma. Non c'era lo spazio, quindi giustamente giochiamo prendendoci un po' di tempo. Spazio, Pedersini, tira. Guarda Beretta cosa fa, realizza! Beretta sontuoso! Wow! Sorpassa Costanzielli e ci dà il più 7 che a 4,21 e tanta roba! Dai difesa! Dai CMP! Dai difesa! Dai difesa! Dai CMP, dai difendiamo, bravo! Un bel Salem in difesa, veramente superlativo! Gioca molto fuori, dai, che il tempo passa, hanno solo 4 secondi, devono tirare allo scaderissimo. Non tocca grande nulla, difesa. Grande difesa, applausi anche da parte nostra, la difesa dei ragazzi della CMP. Grande difesa, grande difesa. 3,59 alla fine, 7 punti, palla in mano. Dai CMP, dai CMP. Forza. Dai, adesso una bella... Possesso importantissimo questo. Un attacco bello sensato. Con calma, Ben Salem, Resca, Pedersini. È un calcetto, un falletto, una spintina di Costanzielli che va a fare il quarto fallo anche lui sul nostro Beretta. Magari non intenzionale, però. Il fallo di Costanziello. Sono secondo Costanzielli. Ah sì, sì. Ah sì, mi sono. È Braga che era 4, mi sono perso. Teniamo palla. Ben Salem. Ben Salem. Bravo Beretta che ha le mani velocissime e serve una palla bellissima Resca che realizza un canestro bellissimo. Mamma mia, la nostra CMP. Mamma mia Beretta, che scarico che ha dato a Resca, la nostra CMP. Che lucidità di Beretta per dare un passaggio così. Difendiamo fortissimo Pedersini, non concediamo nulla. Bravo Pedersini, ha chiuso tutto. Resca con calma, Jenny, abbiamo tempo, finge il tiro, Jenny lo sa bene, non ha fretta, no, sbaglio, si capisce con Beretta, perdiamo la palla, palla lunghissima, qua, oh, la riesce a tenere in maniera incredibile, grande giocata di Ferrara, grandissima giocata dei ragazzi di Ferrara, la palla persa, avrei detto che era fuori. Grande cuore di questa squadra Ferrara. Assolutamente. Non molla. Giocata bellissima. Io direi anche squadra corretta. Sì, sì, molto, molto. Una bella, no, una partita bella correttissima, squadra, partita bella, correttissima. Assolutamente, sì, sì. Una bella. Stiamo squadra. Vedendo del basket. Del basket, esatto. Ci sono altre squadre che ti fa piacere. Mai, sì, sì. Mai una, mai giocate sporche, sempre c'è stato qualche contatto, un colpo, sì, l'ha preso già, ma le classiche cose fortuite che capitano, esatto, assolutamente. Possono assolutamente. Stiamo vedendo un bel basket stasera. Assolutamente. Molto bella con un punteggio anche notevole, perché 71-78 è un punteggio da Serie A, ragazzi, cioè non è un punteggio da classe banale, minore. Banale. Mancano ancora 3 minuti alla fine. Tanta roba. Questa è una partita che finisce sopra gli 80, insomma, non è mai così semplice. Anche perché due squadre molto equilibrate. No, ma poi è bello vedere una partita del genere quando anche l'altra squadra non gioca bene a basket e senza essere scorretta, diciamo. Certo. Allora, torniamo in campo col quintetto di prima, direi nessun cambio, quindi Resca, Ben Salem, Sorrentino, Beretta e Pedersini. Loro sono in campo con Braga, Costanzielli, il numero 16 che è entrato Bastoni, il numero 12 Cazzanti e il numero 25 Ghirelli. Quindi hanno messo in panchina il capitano Berti,
Vediamo Beretta. Beretta dominando sotto Beretta, palo di Pedersen. Dai, forza, bravo Resca. Tanti minuti per Resca stasera, ha giocato una partita molto ordinata. Ricordiamoci che Resca è giocatore. Tripla, che va segno del numero 28 Braga. 74-80. Non finisce mai sta partita, sempre in equilibrio. Beretta, Jenny. Blocco di Beretta, palla dietro, Pedertini, 5 metri, Reza, un pizzico di fortuna ancora per noi, ci voleva. Walter che ha fatto il suo MVP. Chi ha messo Walter? Beretta. Beretta MVP, Beretta. Certo. Bravo Walter da casa, che ci dà già l'MVP. Stavolta è cortissimo il tiro. Ben Salem lascia fare alla fine. Fatto bene. Sì. Fatto bene. Fatto bene perché due sono andati a prendere. Sono andati in due, se la sono andati loro, il tempo passa. 1.41. Se stavo un metro più indietro forse. 8 punti. Dobbiamo giocare col cronometro adesso, fondamentale. Ma non col pallone? Sì, anche col pallone, ma anche con tanta testa, sfruttando tutto il tempo che abbiamo. 9 secondi ancora alla fine dell'azione. Jenny allora spara una tripla e la mette! E la mette! Tripla di Jenny! Jenny sale in cattedra. È grande Jenny. 11 punti nell'ultimo, di Jenny. Nell'ultimo quarto, quando è servito, lui c'era la palla va in faccia a Ben Salem. Boh, non si è capito. No, ha calciato il pallone. Ah, ha calciato il pallone, ok. Chiamata correttissima. Chiamata giusta, sì, sì, sì. No, non pensavo che sarebbe una fischiata strana, in realtà mi è arrivata una pallonata in faccia al povero Ben Salem. Grande Jenny, che finta il tiro, poi non lo fa perché dobbiamo sfruttare i secondi. Jenny libero. Ferro, Beretta va a prendere un altro rimbalzo. E altri due punti! Beretta, super MVP di questa gara ufficiale. E Zarale in cattedra. 27° punto per Beretta, MVP, MVP Beretta, abbiamo già deciso, comunque. MVP Corvinelli. E io voto Corvinelli, io voto Corvinelli. E io continuo a soffrire sulle gradinate. Sai qual è il problema? È che in un palazzo maestoso come questo, la voce nostra non si sente. E allora? Ragazzi, urlate di più, andiamo a comprare un megafono. Ho dovuto spronare la regia perché mi dicevano che eravate spenti, morti, demoralizzati. Non penso che recupero, che direi che è finito. Vai, sì. Però io prima l'ho detto con loro, complimenti alla Ferrara. Testa sì. Di guarda, correttissima. Una squadra veramente, no, veramente bella squadra. Partita bella molto squadra. Corretta. Queste partite sono facili anche per gli arbitri. Sì, è vero, sì, è vero. Sono facili per gli arbitri. Certo. Perché possono fare degli errori, sì, però fanno degli errori, ma sono degli errori che non incidono. Certo. Perché certo. C'è correttezza in campo. Esatto. Assolutamente. E abbiamo avuto un Beretta su super. Gennaro è in panca. È un Jenny nell'ultimo quarto, sì. Prezioso. Ma l'ultimo quarto della nostra esperienza. Guarda. Tiro ancora da tre che non va, si spegne lì. Berra! Costanzieri va a segnare il 24° punto perché non ha ancora mollato l'idea della sfida contro Beretta. Non capisco di cosa sta lamentando. No, perché sul tiro da tre ha preso palla. Vabbè, 76-87. 52 secondi alla fine, rimessa dal fondo nostro. Noi l'assenza di Ranocchi, però Ranocchi, ragazzi, al quale facciamo un grande in bocca al lupo. Va tamponato. Che adesso partirà con le terapie di recupero. Ma no, 9 mesi. 9 mesi. Stagione finita. Non abbiamo speranza di vederlo. No. È già andata anche dai specialisti migliori, suoi consulenti, e
dai. La stagione di Ranocchi purtroppo è finita. Ultimi 50 secondi per noi, giochiamo col tempo, giustamente, molto bene. Ben Salem, Duber libero nell'angolo, batteniamo la palla, 6 secondi, Resca, fallo. Fallo di Berti, il capitano. E andiamo a tirare libero. È MVP, quindi Beretta. Beretta, per forza, senza ombra di dubbio. La loro Costanzelli. La loro Costanzelli strepitosa. Ma non per una questione di punti, è Beretta. No, è Beretta stasera tanta roba. Ma a me è piaciuto molto anche Pedertini, eh? Ha dato tanti assist. Sì, eh? Sì, è partito bene, poi ha avuto il secondo quarto, diciamo, pare che ha giocato anche poco, hanno giocato più le seconde linee, però dopo è venuto fuori, dopo è venuto fuori, alla grande. Ah, no, ma stasera... Voci di corridoio... molto bene anche Ben Salemi in difesa con tanti recuperi, eh? Voci di corridoio dicono che nello spogliatoio di intervallo tuonavano le porte. Ah... Beh, ma quando si chiariscono le cose nello spogliatoio è sempre la cosa migliore. Cosa facevano? Tremavano le porte. Tremavano le porte. Vero coach, cosa dici? Ah, sì, sì, lo spogliatoio mette a posto tutto. Esatto. Nello spogliatoio. E dove decide di interrompere la partita. Finisce bello, qua, 89 a 76. Cosa? Una bellissima partita, c'è una mini discussione, da, avevamo parlato di correttezza, sì, il numero 12 si è scaldato, non si è capito, ma 12 incazzanti, è andata a prendersela con Beretta e adesso con Resca è incazzanti. È incazzanti più che incazzanti, è incazzanti. Non mi sembra che sia motivo. Sì. Hai perso di 13. Sì. Buona, basta. Salutiamo. Sì. Salutiamo Blago che rappresenta il Malua 54. Che è? Che è un locale di Redentina. Due parole. No, no, non rappresenta. Fa parte del tutto dello staff. Ok. Allora vi do. Un saluto. Saluto. Saluta. A Blago. Prima di salutare vi do i punteggi, già che ci siamo. Resca 6, 8 punti per Domenichelli, 12 team, 3 Lelli, Pedertini 15, Sorrentino 11, 6 Ben Salem, 2 Garuti, 27 Beretta MVP. MVP. E niente, ce l'abbiamo fatta, eravamo partiti così così, non riuscivamo a venire fuori da questa 2-3, zona 2-3. E invece alla fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta con un Beretta in cattedra, Sorrentino che ha preso in mano la squadra il quarto quarto. Esatto, Pedertini ha fatto il suo alla grande. Pedertini è fondamentale, che ha tanti intangibles, come direbbe il nostro Walter. Esatto. Bucchini, un saluto, ci inquadri anche noi. Più dei 30 spettatori, un grazie mille a tutti. No, grazie appuntamento ragazzi. Sabato. Appuntamento a sabato per CMP contro Sdano alle 19.45 dalla palestra Pertini e domenica, esatto, e domenica alle 18.30 dalle palestra Manfredi contro la BBS. E in ogni caso, come facciamo sempre, dobbiamo salutare il pubblico nel modo tradizionale. Esatto, no? Quindi con un bel peace and love e un salutone. E CMP. Un salutone alla nostra Walter, ci sei mancato. Ci manchi. Ci vediamo sabato che ricomponiamo il trio. Il trio Lescano. Il trio Lescano e un saluto al nostro regista Alessandro Stefanini Nanni. Stefanini. Come sempre presente, autista, fornitore di patatine, telecronista, fa tutto lui. Ma è ferrarese. È ferrarese. Un saluto Palabondi. Dal Palabondi, impianto bellissimo di Ferrara, ringraziamo per l'ospitalità nella nostra tribuna stampa, saluti a tutti, alla prossima. Peace and love. Peace and love. Bene.